Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo 36esimo episodio qua sulla carriera di allenatore di FIFA 22 con il Red Bull Firenze ragazzi. L'ultima volta ci eravamo lasciati qua all'inizio del mese di marzo 2024 pronti per andare a giocarci la primissima partita del mese di campionato contro l'Inter. Ragazzi, in campionato siamo messi benissimo come sempre, siamo primi in classifica con 56 punti. Dietro di noi c'è l'Atalanta, ovvero il Bergamo Calcio, con 53 punti. Quindi basta che noi perdiamo una partita e che il Bergamo Calcio ne vince una e ci praticamente ci pari gioco i punti e va, andiamo a fare tutte e due a 56. Se non addirittura che il Bergamo Calcio, magari per gli scontri diretti in più rispetto a noi, ci supera anche. Quindi, scorsa volta abbiamo, nello scorso episodio, siamo andati a fare tutto quanto il mese di febbraio 2024. Abbiamo giocato, abbiamo simulato le varie partite di campionato del mese di febbraio 2024. E siamo andati a giocarci l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax. Oggi in questo episodio ragazzi, oltre vabbè, ci simuleremo tutte quante le partite di campionato del mese di marzo 2024 e ci simuleremo anche la nazionale portoghese che sfiderà la Grecia, e questa nazionale che non so cosa sia. Ma oggi ragazzi, in questo episodio, l'unica partita che ci andremo a giocare oggi in questo episodio sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa alla Red Bull Arena contro l'Ajax. Perché infatti ragazzi, oggi in questo episodio andremo a scoprire se passeremo ai quarti di finale di Champions League oppure se la nostra avventura in Champions League finirà qui. Prima di iniziare ragazzi, però, come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutto per non perdervi nessun nuovissimo video e di lasciare un bel like anche a questo 36esimo episodio qua sulla carriera allenatore di FIFA 22 con il Red Bull Firenze, se alla fine di questo episodio vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò ragazzi, possiamo andare avanti e vi dico che siamo agli sgoccioli di questa serie, perché questa serie ragazzi, oggi faremo tutto quanto il mese di marzo 2024. E quindi praticamente nel prossimo episodio ci giocheremo tutto quanto aprile 2024. E quindi praticamente massimo 3 episodi abbiamo finito questa serie. Quindi ragazzi, 3 episodi circa e questa serie sarà conclusa. Quindi appunto, quando finirò questa serie poi inizierò una nuovissima serie qua sul mio canale, che già in questi giorni ho iniziato a registrare. Detto ciò ragazzi, possiamo andarci a simulare la primissima partita di marzo in campionato contro l'Inter in casa al Red Bull Arena. È Red Bull Firenze Inter. Inter con attacco in attacco schiera En-Nesyri e Lautaro. Centrocampisti Kostic, Bellingham, Phillips, Brozovic e Baku. E difensori Upamecano, D'Ambrosio e Skriniar. E in porta Henderson. Detto ciò, simuliamola veloce. Red Bull Firenze Inter. E contro l'Inter pareggiamo 2-2 con il gol dell'Inter finale all'81esimo di Kostic, che regala il pareggio alla seconda squadra di Milano, ovvero nerazzurri. Ok, detto ciò, possiamo adesso ragazzi abbiamo la partita più importante dell'episodio e anche l'unica partita che ci andremo a giocare in questo episodio. Perché adesso ragazzi abbiamo l'andata abbiamo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax. L'andata l'abbiamo giocata i primi di febbraio, ovvero nello scorso episodio, e abbiamo pareggiato 3-3 in trasferta alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, ovvero lo stadio dell'Ajax. E oggi, in questo episodio, a distanza appunto di un mese nel gioco, ma di un episodio nella serie, oggi in questo episodio andremo a sfidare al ritorno degli ottavi di finale di Champions League di nuovo l'Ajax, ma stavolta giocheremo in casa alla Red Bull Arena di Firenze, perché l'andata che abbiamo giocato la scorsa volta, nello scorso episodio, l'abbiamo giocata in trasferta e oggi il ritorno lo giocheremo in casa alla Red Bull Arena. Quindi l'andata è finita con un pareggio di 3-3, quindi adesso ragazzi, oggi si deciderà il nostro futuro nella Champions League della stagione 2023-2024. Perché appunto ragazzi, oggi noi vinciamo passeremo ai quarti di finale di Champions League, che giocheremo molto probabilmente l'andata a fine marzo e il ritorno i primi di aprile.
Mentre se non passare, se perdiamo, la nostra avventura in Champions League finirà qua. E quindi praticamente la serie sarà praticamente conclusa, perché ci simuleremo tutte quante le partite di campionato di aprile e maggio, e così finiamo già la serie praticamente. Che perché ricordo che siamo anche fuori dalla Coppa Italia, quindi ci rimane soltanto il campionato della Champions League. Se usciamo anche dalla Champions, l'unica cosa che ci rimane è lo scudetto, ovvero un possibile vincita del campionato. Detto ciò, siamo pronti ragazzi per sfidare l'Ajax. Speriamo di battere l'Ajax in modo così da passare ai quarti di finale di Champions League, che e sperando di beccare un avversario non troppo potente. Ajax in attacco schiera Tadic, Danilo e Brooks come appunto all'andata. Noi giochiamo con la maglia del caso, ovvero con la maglia viola, perché appunto la scorsa episodio abbiamo giocato con la maglia verde, cioè la maglia della trasferta. E oggi noi giocheremo con la maglia di casa, ovvero la maglia viola, mentre l'Ajax con la maglia della trasferta, ovvero la maglia blu con le strisce nere, quindi praticamente nera-azzurra stile Inter. La nostra formazione è sempre la stessa, abbiamo in attacco il tridente Kalu Mazzonodoi, Cech Raspadori e Adama Traoré, Leon Bailey, Moifu e Chetin chiudono il centrocampo. Difensori Riccardo Rodriguez, Pena, Rugani e Pienza, perché appunto Barrera si è infortunato, se non sbaglio, nello scorso episodio per tipo 3 mesi. E in porta il caro Vanja Milinkovic-Savic. Detto ciao ragazzi, ci vediamo in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax, tra Ajax contro Red Bull Firenze, ragazzi. Ci vediamo in campo. Ed ecco qui l'ambiente, diciamo, più bello di tutta quanta l'Italia, ovvero la Red Bull Arena, perché oggi il Red Bull Firenze ha un'opportunità, ha l'ultima possibilità per una possibile qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ragazzi, perché oggi la Red Bull Arena è tutta quanta piena, sold out, tutti i 70.000 posti della Red Bull Arena di Firenze sono occupati dai tifosi viola, ovvero dai tifosi del Red Bull Firenze, cioè la seconda squadra che rappresenta la città di Firenze, perché appunto ragazzi, oggi il Red Bull Firenze sfida in casa alla Red Bull Arena l'Ajax per questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Proverà a battere l'Ajax all'andata, ragazzi, finita con un pareggio di 3-3 alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, e oggi gli uomini del mister cercheranno di trionfare in questo ritorno degli ottavi di Champions contro l'Ajax in casa alla Red Bull Arena, far gioire i tifosi della Red Bull Arena e passare ai quarti di finale di Champions League. L'obiettivo di Mr. Matrix è quello di vincere campionato e Champions, perché appunto questo qua sarà il suo ultimo anno su questa panchina. Ci sono circa 5.000 tifosi dell'Ajax contro i 60.000 del Red Bull Firenze, ragazzi, perché vi ricordo che la Red Bull Arena ha circa 65.000/70.000 posti, quindi più o meno è sold out. 60.000 tifosi del Red Bull Firenze contro 5.000 dell'Ajax, mentre alla Johan Cruyff Arena ce n'erano circa 40.000 dell'Ajax contro 2.000 del Red Bull Firenze, ragazzi, va bene. Quindi l'inno di Champions League, come sempre, ve lo dovrò censurare perché sennò mi danno il copyright. La Red Bull Arena è carica, ragazzi, perché appunto oggi il Red Bull Firenze potrebbe essere la seconda squadra italiana qualificata per ottenere un posto, diciamo, ai quarti di Champions, perché anche l'Inter oggi sfiderà in casa a San Siro nel ritorno degli ottavi di Champions l'Arsenal. L'Inter all'andata ha vinto 3-1, quindi se oggi batterà di nuovo l'Arsenal, l'Inter passerà ai quarti, e il Red Bull Firenze, se passerà ai quarti, sarà, diciamo, la seconda squadra italiana ad andare ai quarti, perché molto probabilmente l'Inter, secondo me, ci andrà ai quarti. Formazione Ajax, attacco Tadic, Danilo e Brooks, mentre il tridente di Mr. Matrix è il solito usato per la Champions League, ovvero Kalu Mazzonodoi, Raspadori e Adama Traoré. Adama Traoré è arrivato nel mercato di giugno 2023. Detto ciò, Red Bull Firenze Ajax, iniziamo e portiamocelo a casa, ragazzi. Perfetto. Pallone per Pienzak, che prova a spingere sulla fascia laterale. Allora attenzione, perché parte Adama Traoré in tutto fuoco, ragazzi. Cech Raspadori, Mazzonodoi chiede il pallone, Raspadori ne salta uno, ancora Cech Raspadori che la cross in mezzo su Adama Traoré, che però Onana è più attento e riesce a intercettare il possibile colpo di testa di Adama Traoré, che poteva andare in porta. Chetin, pallone per Leon Bailey per Adama Traoré, fuori gioco nettissimo. Qui accanto abbiamo il risultato dell'andata, ovvero il pareggio del 3-3 con l'Ajax che ha rimontato nel finale con il calcio di rigore che, se non sbaglio, Pena ha regalato all'Ajax, se no altrimenti avevamo vinto noi l'andata. Klassen, attenzione all'Ajax che prova a fare l'armazione vera e propria della partita con Bergwijn, che all'andata ha segnato, se non sbaglio, un gol. Primo tiro dell'Ajax e prima parata per il nostro portierone Vanja Milinkovic-Savic, ragazzi. Portierone è una parola grossa, però comunque il nostro portiere, insomma.
Klassen, Danilo, attenzione all'Ajax che prova a partire, Pienza che prova a intervenire, Milinkovic-Savic la riesce a prendere, la tiene anche nelle sue mani, si riesce ad alzare in tempo, ma che l'attaccante dell'Ajax poteva fare un bellissimo colpo di testa e portare in vantaggio la squadra olandese, invece per fortuna tutto ciò non è arrivato. Attenzione a Chetin che lancia Leon Bailey, Leon Bailey! Onana la para, primo squillo vero e proprio di questa partita all'undicesimo del Red Bull Firenze con Leon Bailey e primissima parata per il portiere dell'Ajax, André Onana, ragazzi. Onana para e quindi calcio d'angolo per il Red Bull Firenze, il primissimo calcio d'angolo della partita, ragazzi. Ottimo passaggio per da Chetin per Leon Bailey, peccato che Leon Bailey non è riuscito a imboccare il pallone per veramente pochissimi centimetri. Pallone corto per sempre per Leon Bailey. Attenzione, Leon Bailey! Forse una deviazione o forse un errore del piede del giamaicano Leon Bailey, arrivato dalla Aston Villa per 50 milioni nel mercato estivo di giugno 2023 del Red Bull Firenze. Il pallone non ha subito deviazione, è semplicemente avvenuto, non so perché, un tiro altissimo e schifoso di Leon Bailey. E quindi rimessa al fondo per Onana. Va bene. Qua c'è il Bull Firenze che ha provato con Cech Raspadori a intercettare il pallone dell'Ajax. Qua c'è Pena che salva tutti il Bull Firenze. Pienzak e Pena su Tadic. Pienzak che prova a riprendersi il pallone da Tadic. E poi Milinkovic-Savic con la mano alza e prende il pallone. Ed evita un possibile 1-0 dell'Ajax, ragazzi. Perfetto. Qua Cech Raspadori quasi cade. E il pallone va da Klassen, ovvero il capitano dell'Ajax. Forse, non mi ricordo in realtà. Comunque c'è Raspadori, viene quasi driblato. Attenzione a Bergwius che all'andata ha segnato addirittura, forse addirittura una doppietta, non mi ricordo, ragazzi. Comunque ha segnato l'andata, se non ricordo male. Attenzione a Bergwius, qua appena ci mette il ginocchio. Qui appena ha rischiato un fallo di mano dopo quello commesso all'andata, che ha regalato il pareggio all'Ajax. Quindi ragazzi siamo ancora 0-0 con Adama Traoré che spinge in fascia laterale, il cross a cercare Leon Bailey, però cross troppo verso Onana, quindi Onana la prende in maniera molto semplice e quindi respinto tutto il tiro, il colpo di testa. Qua riparte l'Ajax con Klassen, Adama Traoré, cosa ha fatto? Pena per Adama Traoré che prova a correre ma viene fermato dal difensore dell'Ajax e allora Tadic fa ripartire i suoi giocatori. Tadic che ha giocato bene nell'Ajax. Qua c'è Hudson-Odoi che la scarica subitissimo sul giamaicano Leon Bailey, che prova a far ripartire il Bull Firenze. Ancora Leon Bailey, Leon Bailey, Leon Bailey, per pochissimo Leon Bailey finiva in porta, viene fermato da Martinez, il difensore dell'Ajax, ragazzi. E quindi l'Ajax può ripartire con Klassen. Attenzione qua, grande intervento di Chetin che fa ripartire il Red Bull Firenze. Muefu si mette in mezzo e fa perdere il pallone. Muefu recupera il pallone, chiede pallone anche Shaq Raspadori, Muefu non glielo dà e niente, qui non glielo ho dato, ho sbagliato io. Rip Adama Traoré per Leon Bailey, Leon Bailey che cerca Muefu, troppo lungo il passaggio e va a finire di nuovo tra le braccia del portiere dell'Ajax, ovvero Onana, che nella vita reale è passato all'Inter, ricordo, ma nel gioco non è passato all'Inter, quindi è rimasto all'Ajax. Leon Bailey, attenzione ancora a Leon Bailey che ne schiva 3. Leon Bailey, il migliore per ora della partita, il migliore per ora in campo è Leon Bailey del Red Bull Firenze, mentre per l'Ajax direi un Bergwius. Ce la giocano tra Tadic e Bergwius. 30° minuto arrivato adesso, ancora 0-0 per un totale di 3-3 dell'andata. E quindi per ora siamo ancora 0-0, quindi un totale 3-3. E quindi per ora i supplementari li sente tutto lo stadio, ma speriamo ovviamente di no. Attenzione qua al colpo di testa di Leon Bailey, che fa la terza sua personale occasione per portare in vantaggio il Bull Firenze 4-3 in totale e non ci riesce per veramente pochissimo, ragazzi. Sfiora la traversa Leon Bailey, grande occasione per il Red Bull Firenze, la Red Bull Arena si era quasi alzata in piedi ma purtroppo il colpo di testa era troppo alto, quindi Pierre recupera il pallone per l'Ajax dopo il passaggio di filtrante di Onana, che aveva preso aveva rimesso in campo le sorti della partita. Ancora Tadic che corre sulla fascia laterale, prova a sfidare Pienzak, il difensore polacco della Bull Firenze, che oggi sostituisce Barrera, che si è infortunato all'andata e sarà fuori per circa 3 mesi, quindi molto probabilmente la sua stagione finirà qui oppure si giocherà l'ultima partita. Comunque attenzione qua a Chetin che prova a fare le vice difensore,
Tiro murato pena e poi c'è Riccardo Rodriguez, intervento forse falloso, l'arbitro però lascia giocare perché vuole bene a Firenze, altrimenti questo, perché ragazzi non l'ho preso gravemente, sennò questo era rigore netto. Attenzione a Moefu che prova a far ripartire le Bull Firenze, metà difesa dell'Ajax a scoperta, ancora Enoch Moefu, si ferma Moefu che la scarica su Adama Traoré che però è in offside, quindi punizione per l'Ajax. Ancora 0-0 ragazzi, quindi per ora siamo ancora in totale 3-3, nessuna delle due squadra ha segnato. Io direi che per ora c'è il maggior possesso di palla, ce l'abbiamo avuto noi, anche perché l'Ajax ha fatto meno tiri rispetto ai nostri. Qua Milinkovic-Savic la rimette in campo e rischia anche, e infatti un pochino ha rischiato il caro Vanja Milinkovic-Savic, passaggio filtrante che finisce nei piedi di Riccardo Rodriguez. Callo, allora Callo Mazzonodoi per far ripartire il Bull Firenze, ancora Mazzonodoi, Mazzonodoi si ferma e la scarica su Raspadori per essere più sicuro. C'è Raspadori in mezzo per Moefu. Enoch Moefu sfiora l'1-0 del Bull Firenze. Onana ha capito tutto fin dall'inizio e si è subito messo sul secondo palo per evitare l'1-0 del Bull Firenze da parte di Enoch Moefu, l'ex centrocampista del Brighton. Ha cercato l'1-0 fregando Onana ma non ci è riuscito. Attenzione a Tadic che schiva Pienzak, la difesa scoperta e poi super tiro di Bergwius che spacca tutto il pallone e non riesce a trovare l'1-0 per l'Ajax. Ultimo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0 per un totale di 3-3 dell'andata ragazzi. Qua c'è Leon Bailey che prova a tenere i piedi su il pallone che per ora è in possesso dei nazzurri, ovvero dell'Ajax. Attenzione a Bergwius che prova a fare partire l'Ajax in questo ultimo minuto di primo tempo. Ancora Bergwius in mezzo, Rugani e poi il pallone va da Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic prende il pallone e finisce così il primo tempo ragazzi, 0-0 ancora in questo primo tempo di questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Red Bull Firenze e Ajax. In totale siamo ancora con il 3-3 dell'andata e con lo 0-0 di questo ritorno. Per ora 0-0, finisce così il primo tempo con il totale del 3-3 dell'andata, lo 0-0. 0-0 anche tra Inter e Arsenal con il totale del 3-1 per l'Inter dell'andata. L'Inter per ora è matematicamente ai quarti, anche se finisce 0-0 allora non gli deve interessare, ma a noi sì, perché se finisce 0-0 si va ai supplementari perché siamo in totale 3-3. Detto ciò, possiamo riprendere e inizia ufficialmente il secondo tempo, ovvero gli ultimi 45 minuti disponibili per tentare il gol del Red Bull Firenze che potrebbe valere i quarti di finale per il Red Bull Firenze. Altrimenti se rimarrà così si andrà ai supplementari. Quindi ultimi 45 minuti disponibili per cercare di fare qualcosa. Qua c'è il check Raspadori che ferma tutto e allora può ripartire Bull Firenze come fu. Poi c'è il pallone filtrante per Leon Bailey. Leon Bailey qui andava in porta e attenzione perché primo giallo della gara per l'Ajax per Guillermo Maripan, che qui poteva prendersi anche il rosso perché ok il fallo non è grave, ma Leon Bailey qui ragazzi andava in porta nettamente, quindi diciamo che un po' se l'è rischiata. Pena! Tiro di pena, ha potuto provare con pena Padori. Qua c'è Leon Bailey, passaggio da parte sua per Mazzonodoi, ancora Callum Mazzonodoi, ottimo pallone per Cech Raspadori. Raspadori! E c'è l'1-0 del Red Bull Firenze che al 64esimo gli uomini del mister passano il vantaggio 1-0 per un totale di 4-3 con il capitano futuro molto probabilmente del Red Bull Firenze, ovvero Cech Raspadori, che la sblocca lui oggi alla Red Bull Arena. E quindi ragazzi, dopo tipo 20 tiri totali in questa partita del Red Bull Firenze, arriva il tiro vincente di Cech Raspadori che spiazza Onana e fa l'1-0 del Red Bull Firenze sotto il 7 per un totale di 4-3. E quindi per ora Red Bull Firenze matematicamente per ora ai quarti di Champions con Cech Raspadori che fa l'1-0 per un totale di 4-3. Quindi per ora Red Bull Firenze momentaneamente ai quarti di Champions. Quarto gol in Champions League per Raspadori con la maglia del Red Bull Firenze. 4 gol di Raspadori in Champions League con la maglia del Bull Firenze contro i 5 di Leon Bailey, che Leon Bailey momentaneamente è il futuro capocannoniere di Champions, perché è terzo nella classifica dei capocannonieri di Champions League. Qua Brooks quasi lo ferma quasi Riccardo Rodriguez, solo a Moefu che non è un difensore riesce a prendere comunque il pallone. E allora ancora il Bull Firenze, Enoch Moefu per Chetin lateralmente per Adama Traoré che prova a fare il tridente. Parte Moefu, incontro Pierre Bull Firenze, Moefu per Raspadori, ancora c'è Raspadori. Raspadori!
2-0 per il Red Bull Firenze, che in nemmeno 10 minuti passa al raddoppio e alla doppietta di Cech Raspadori, ragazzi. Il numero 10 fa esplodere la Red Bull Arena e fa zittire i tifosi olandesi dell'Ajax, che sono soltanto 5.000 contro i 60.000 del Red Bull Firenze, che gioiscono dalla gioia, ragazzi. Fate anche uno scioglilingua. Primo cambio per noi. Il primo cambio, ragazzi, per noi. Fuori Chetin, dentro Mohamed, ragazzi. Cambio di centrocampo. Quindi, ragazzi, in meno 10 minuti Red Bull Firenze che si porta avanti 2-0 per un totale di 5-3 con la doppietta di Cech Raspadori e il suo quinto gol in Champions League con la maglia Red Bull Firenze. Cambio Red Bull Firenze di centrocampo, fuori Chetin, dentro Mohamed, il caro ragazzo nigeriano che gioca la sua terza partita in questa stagione in Champions League con la maglia della Red Bull Firenze. In nemmeno 10 minuti, ragazzi, abbiamo raddoppiato, quindi un totale di 5-3 per noi. Ancora Mohamed. L'Ajax, ragazzi, sembrava più acceso nella scorsa episodio all'andata. In questo episodio sembra un pochino più spento, poi magari mi sbaglio, però. Attenzione a Tadic, che sfida Pienzak. Tadic in mezzo. Milinkovic-Savic tira un cannone e poi Adama Traoré per Raspadori. Qua Raspadori cade, quindi non c'è fallo, si continua a giocare secondo l'arbitro. Hudson-Odoi prova a prendersi il pallone su Brooks, ci riesce, però Brooks lo riprende, quindi cross in mezzo. L'Ajax sembra essersi un pochettino svegliato dopo il 2-0 che ha preso. E quindi Leon Bailey, però c'è Rugani, e quindi Mohamed ancora lui. Mohamed per Leon Bailey per Cech Raspadori. Il passaggio viene deviato, e allora pallone per Callum Hudson-Odoi, che comunque tiene il pallone in campo per il Red Bull Firenze. Cross in mezzo di Hudson-Odoi per Adama Traoré, cross molto sprecisi. Allora Mohamed! Quasi 3-0 il Bull Firenze con Mohamed, che ha tentato il tiro dalla distanza. Raspadori era per terra, non si è infortunato, che okay, meno male. Però Raspadori, ragazzi, era per terra. Pallone quasi fuori, per pochissimo non c'è andato. Per ora, ragazzi, praticamente zero rimesse laterali, vero? Sì, in teoria sì. Mamma mia, ragazzi, per ora non abbiamo fatto nemmeno una rimessa laterale. Qua c'è forse un tocco di mano da parte dell'attaccante dell'Ajax. Qua chiede il qua ce ne potrebbe essere un cambio per Leon Bailey, che potrebbe entrare Daniel Maldini, ma io non lo metterei, ragazzi, perché comunque per ora no. Per ora no, poi vedremo. Magari negli ultimi minuti. Milinkovic-Savic rimetterà il pallone in campo per il Red Bull Firenze, che sta sentendo l'avvicinamento dei quarti, che ancora non sono, diciamo, detti, perché l'Ajax potrebbe tentare la sua rimonta in poco tempo, ma comunque per ora si prega e basta. E quindi Leon Bailey. Raspadori infortunato. Questa cosa non mi piace per niente. Leon Bailey! 3-0 per il Red Bull Firenze per un totale di 6-3. E quindi Leon Bailey firma così i tre gol del Red Bull Firenze. Red Bull Firenze che, possiamo dirlo adesso, è ai quarti di Champions League con Raspadori che si è infortunato e che se si è rotto il crociato è un problema, perché mi tocca tenere Nahuel Bustos ed è un grosso problema. Raspadori infortunato gravemente, quindi non ce la fa più. E quindi fuori c'è Raspadori che ha segnato la doppietta, dentro Nahuel Bustos. L'infortunio in teoria non dovrebbe essere grave perché c'è il cerotto, quindi in teoria col cerotto si va dai 5 giorni fino a 4 settimane, cioè un mese. Fuori c'è Raspadori per infortunio, dentro Nahuel Bustos che prende il posto di c'è Raspadori che ha segnato la doppietta. Io direi di simularla veloce, ragazzi, e vedrei come sta Raspadori. E finisce così 3-0 il Red Bull Firenze per un totale di 6-3. Il Red Bull Firenze batte al ritorno degli ottavi di Champions l'Ajax in casa della Red Bull Arena 3-0 per un totale di 6-3. E quindi il Red Bull Firenze che passa ai quarti di finale di Champions League, mentre l'Inter perde 2-1 con l'Arsenal, ma comunque per un totale di 4-2. Quindi Inter che passa ai quarti. Quindi ai quarti ci vanno il Red Bull Firenze che batte in totale 6-3 l'Ajax, l'Inter che batte in totale 5-3 l'Arsenal, il Barcellona che batte in totale 5-1 il Lipsia, il Manchester City che batte in totale 5-3 il Siviglia, poi il Bayern, domani si giocheranno Bayern Monaco-Porto, Real Madrid-Genk, Atletico Madrid-Manchester United e Paris Saint-Germain contro Borussia Dortmund, per scoprire le altre 4 che andranno ai quarti di finale di Champions League. Se becchiamo il PSG che passa, siamo nella cacca. Bene, perché in quel caso ho perso, perché Messi, Mbappé, Neymar è possibile. Miglior assist man della Champions League per ora è Cech Raspadori, che si è anche infortunato. Ferrara che potrebbe lasciare il Bull Firenze a un breve, perché comunque non è nei piani di Mr. Matrick. Vediamo Raspadori come sta.
se, secondo me era una, no, infatti era una cosa lieve soltanto per quella partita. Molto probabilmente perché l'ho tolto, se no sarebbe diventata più grave la cosa. Altra partita di campionato, Bologna Red Bull Firenze, vinciamo 3-1 con Leon Bailey all'80esimo, mamma mia ragazzi, mamma mia, va bene. Un bel 3-1 tattico, insomma, va bene. Adesso ci sono le ultime partite di campionato prima della nazionale, c'è l'Empoli, poi dopo l'Empoli ragazzi abbiamo le due nazionali e poi basta. Quindi, ok, comunichiamo la rosa e niente, perfetto ragazzi, perfettissimo. Adesso ci simuliamo l'Empoli. Altra partita di campionato, Empoli Red Bull Firenze per il derby Toscana. Derby Toscana tra Empoli e Red Bull Firenze. Questa qua ragazzi è l'ultimissima partita di marzo prima di campionato, prima della nazionale. Quindi e il derby Toscana tra Empoli e Red Bull Firenze. Noi giocheremo con la maglia della trasferta, con la maglia verde. Quindi maglia verde per noi e maglia blu per l'Empoli, ovvero la maglia di casa. Derby Toscana, vediamo se riusciamo a portarci a casa anche il derby Toscana, così che facciamo la conclusione di questo episodio proprio in bellezza. Vediamo un attimo. E ragazzi, pareggiamo nel derby Toscana contro l'Empoli 1-1 con il cambio all'80esimo per Cetin e dentro Daniel Maldini, che è quasi a 73 di overall, quindi sta crescendo un pochettino, va bene. Quindi detto ciò, adesso abbiamo la nazionale portoghese. Quindi ragazzi, va bene. Adesso abbiamo abbiamo il 20 marzo 2024 la nazionale portoghese, che farà ben due amichevoli fine marzo. Farà due amichevoli la nostra nazionale del Portogallo, la prima contro l'Islanda, Islanda-Portogallo, vediamo un attimo. Tra l'altro il Bergamo Calcio, ovvero l'Atalanta, ci ha superato in campionato, quindi di conseguenza se non siamo più primi ma siamo secondi. Islanda-Portogallo finisce 2-2 con il pareggio del Portogallo nel finale da parte dei nostri, insomma. Anche se la nazionale non mi interessa, quindi l'ho sempre simulata e l'ho sempre fatto, insomma. Adesso vediamo quale sarà la nostra avversaria ai quarti. Madonna ragazzi, ai quarti di finale di Champions League abbiamo il Manchester City di Pep Guardiola. Manchester City che nella vita reale ha comprato anche Haaland, però per fortuna nel gioco non credo l'abbia preso. E ragazzi, nel giro di una settimana sfideremo il Manchester City all'andata e al ritorno dei quarti di Champions. Abbiamo l'andata dei quarti di Champions il 3 aprile contro il Manchester City in trasferta allo stadio del Manchester City, e poi dopo una settimana il 9 marzo il ritorno in casa della Red Bull Arena. Mi sa che non credo di riuscire a passare con il Manchester City perché è molto più forte dell'Ajax, però ci proveremo. Purtroppo siamo stati veramente molto sfortunati in Champions, sia nel girone sia anche nei quarti, perché abbiamo beccato una delle squadre inglesi più forti, ovvero il Manchester City. Quindi detto ciò, pazienza, speriamo di passare. Adesso finiamo il mese di marzo e poi ci salutiamo qua. E nel prossimo episodio, ragazzi, ci andremo a giocare l'andata e ritorno dei quarti di Champions contro il Manchester City. E poi andremo a simularci le altre partite di campionato del mese di aprile 2024, ovvero il penultimo mese di questa stagione 23-24. Siamo arrivati alla fine di marzo, abbiamo le ultime due partite. Abbiamo la nazionale portoghese che sfiderà nell'ultima amichevole la Grecia, quindi Grecia-Portogallo. Va bene, simuliamola veloce. Grecia-Portogallo finisce 3-1 per noi, abbiamo vinto, quindi va bene. E poi abbiamo abbiamo l'ultimissima partita del mese di marzo 2024 di campionato. Nel campionato siamo secondi a meno 1 dal Bergamo Calcio, che è primo, ovvero dall'Atalanta. Terzo l'Inter e quarto il Napoli, quinto il Milan, sesto il Piemonte Calcio, ovvero la Juventus, e la Roma credo sia settima. Ok, vabbè, il giovane vuole andare via, non ci interessa. André Silva è stato squalificato, non so chi sia perché non l'ho mai usato. Pienza e Pepe Pena, va bene. Premio torneo, abbiamo ricevuto come premio per essere passati quarti di Champions 9 milioni per il mercato, che ormai non ci servono più a niente, perché tanto quando finiremo la stagione sarà finita la serie, quindi non faremo il mercato di giugno 2024. Detto ciò, ultimissima partita del mese di marzo in campionato, Piemonte Calcio contro Red Bull Firenze, ve lo giochiamo contro la Juve, con Dusan Vlahovic, il grande ex. Detto ciò, ce la simuliamo veloce ragazzi, e contro il Piemonte contro la Juve, ovvero il Piemonte Calcio, perdiamo 2-1 in trasferta all'Allianz Stadium di Torino. Quindi in campionato abbiamo perso contro la Juve e abbiamo pareggiato nel derby toscano contro l'Empoli, e adesso
siamo arrivati ad aprile 2024, dove fra due giorni, ovvero il 3 aprile, avremo l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. Però ovviamente questa partita la giocheremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, io direi che per questo 36esimo episodio qua sulla carriera allenatore di FIBA 22 con il Red Bull Firenze, direi che ci possiamo fermare qua. Io vi ringrazio della visione, mi raccomando come sempre, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina per non perdere nessun nuovissimo video. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei tre codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche il link per acquistare questo gioco, ovvero FIFA 22 in versione fisico digitale per PS4 e per PS5. Trovate qua sopra in alto nelle schede dello scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciao ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao.